TT420 rappresenta un nuovo traguardo per il brand Invictus, quello che possiamo definire un passo che consolida la presenza del brand in una nicchia di mercato particolarmente competitiva, quella dei maxi tender. Il comparto dei maxi tender è caratterizzato da imbarcazioni raffinate, dei cruiser perfetti che mettono in equilibrio la fruibilità degli spazi di coperta da impiegare per lunghe giornate a bordo con il comfort di un lower deck in grado di offrire spazio per trascorrervi una notte. Queste caratteristiche sono esaltate dall'altissima qualità realizzativa che tutti gli armatori Invictus conoscono bene. Ma al di là di questo, l'immediata riconoscibilità del brand è data dalla cura maniacale dei dettagli, come ad esempio le cucinerie, che vengono arricchite da fibbie, materiali speciali legati fra loro, gli acciai, insomma, in modo molto originale, oppure le colorazioni speciali che utilizziamo, e dagli stilemi specifici, ad esempio il più iconico, che abbiamo definito prossimi rovescia, che definisce esattamente qual è la caratteristica di stile Invictus. Per questo progetto della TT420 è stata fatta molta attenzione nella ricerca dei materiali, è stato investito molto tempo nell'identificazione di particolari elementi che potessero caratterizzarla. Tuttavia abbiamo scelto comunque di mantenere un certo family feeling che deriva principalmente dalla sorella maggiore di grande successo, la TT460. Molta attenzione è stata riservata alla scelta delle colorazioni, sia per gli esterni che per gli interni. Nello specifico per gli esterni, una serie importante di soluzioni di composizioni cromatiche costituiscono tutta la collezione. Addirittura anche alcune verniciature particolari che vedono alternare gli opachi e i lucidi dello stesso tipo di colore, nero opaco, nero lucido ad esempio, vanno in un certo senso a nascondere quella caratteristica tipo un art top in carbonio che non vogliamo svelare, nel senso che l'idea è di un prodotto particolarmente complesso e tecnologico che non ha bisogno di essere messo in evidenza o messo in mostra. Quindi viene tutto trattato a livello di vernici proprio per riuscire a dargli un'identità diversa, più organica con la barca, meno descrittiva e didascalica. Riusciamo a creare delle bordature che vanno in accordo con la carena o la coperta, o addirittura un elemento che spicca, che contrasta completamente e definisce un bordo, ad esempio color rame, che noi chiamiamo Sunset Gold, ed è un elemento particolarmente nuovo che, associato ai bianchi puri, crea uno spicco, un segno molto evidente e distintivo. Questa scelta di fatto è autentico design, proprio perché crea identità sul prodotto. Per la TT420 sono disponibili diverse colorazioni per gli esterni in accordo con delle soluzioni di interno e chiaramente possiamo avere delle soluzioni di verniciatura integrale o parziale di colorazioni che vanno dai più chiari ai più scuri attraverso i metallizzati, sempre tenendo conto che è possibile entrare nel mondo atelier, ovvero in quell'ambito che permette di personalizzare creando un colore speciale esattamente coincidente ai bisogni e alle idee dell'armatore stesso. Anche i dettagli sono protagonisti nella composizione del decor dell'imbarcazione, non è solo il colore, quindi i dettagli, che sono peraltro un elemento distintivo della famiglia Invictus, perché sul dettaglio si gioca tantissimo la caratterizzazione della marca, e vediamo appunto che ci sono cuciture, elementi cromati, piuttosto che pelli o tessuti, che vanno in un certo senso a spiegare quanto la capacità del cantiere riesce a soddisfare talvolta anche quei gusti più raffinati e più particolari, proprio perché l'attenzione al particolare, al dettaglio, è espressa nella massima potenza. A titolo di esempio, questo è il tessuto per gli interni, un tessuto che volevo che fosse particolarmente marcato con questo bouclé chiaro per dare questa sensazione di freschezza al tatto e nello stesso tempo portasse all'interno i colori che vado a ritrovare all'interno dell'ambiente di cabina. Sono infatti presenti i colori tipici di alcuni dettagli, di alcuni pellami e anche dei legni. Questo ci permette di avere un elemento che non va mai in frizione, anzi tende in un certo senso a dare continuità a questo spazio. Questi tessuti vengono poi abbinati anche a delle pelli che hanno comunque eco all'interno dell'imbarcazione e raccontano appunto di questa composizione. Un elemento ricorrente è l'acciaio, utilizzato in diversi modi anche con delle bordature piuttosto importanti, tende a smaterializzare perché riflette, diventa quell'elemento che taglia gli spessori degli oggetti in cui viene posto. Mi sono particolarmente divertito invece sugli esterni, nel trattare le superfici di carrozzeria, che sono superfici di vetroresina trattate poi a vernice e quindi rieditate dal punto di vista della finitura. E i tratti che sono stati utilizzati non sono quelli geometrici, se vogliamo dire, scontati, ma sono molto complessi dal punto di vista proprio della realizzazione di queste forme e raccontano quello che è un oggetto che deve navigare, che se vogliamo può trarre anche ispirazione dal mondo del transportation. Nel momento in cui si tratta l'argomento pozzetto, quindi si comincia a entrare
nella parte di arredi il rigore comincia a farsi sentire, quindi le geometrie si riproporzionano, quindi le linee diventano piuttosto parallele o perpendicolari, si abbandona sostanzialmente quella forma organica che è tipicamente legata al mondo più esterno dell'imbarcazione e si va piano piano a dare del rigore fino a entrare in cabina dove assomigliamo a un'abitazione, quindi gli elementi hanno una forma molto più composta, squadrata. La luce artificiale ha un ruolo molto importante perché disegna, caratterizza, ma non si può disporre sempre di questa luce e dobbiamo immaginare che quando è giorno abbiamo un altro tipo di illuminazione che sicuramente è più forte. E anche in cabina, una cabina molto esposta alla luce, abbiamo grandi aperture vetrate sui fianchi, ci permette di colorare la cabina anche di luce naturale. In poche parole, lo stile della TT420 direi che è uno stile minimale visto a distanza, proprio perché è caratterizzato da pochissimi segni, un fregio sul fianco che è dato dalla vetrata, peraltro allineata al bottazzo e alle prese d'aria, quindi un elemento molto puro, una cinta molto pura, un piccolo segno che è dato dall'hardtop. Poi c'è una sorpresa che è tutt'altro che minimale vista da vicino. Da vicino stupisce per questi dettagli, per la percezione di questa complessità di certe superfici che sono proprio modellate con una certa maestria e gli stessi materiali si compongono in modo molto articolato facendo percepire molta ricchezza. Mi piace molto questa idea proprio perché ha due anime, vista da lontano molto semplice e pura, vista da vicino molto composta, molto completa, molto ricca e se vogliamo lussuosa. TT420 è l'imbarcazione walk-around, permette la massima circolarità a bordo in sicurezza. È un'imbarcazione perfettamente simmetrica per la quale non siamo scesi a nessun tipo di compromesso, anzi siamo riusciti attraverso la trasformazione di alcuni spazi, fra i quali ad esempio il ribaltamento dello schienale di poppa, ad espandere il prendisole di poppiero piuttosto che a prua via. Abbiamo un sistema per cui ruotando una porzione di cuscino prendisole convertiamo quello spazio in una chaise longue per due persone. Questo permette di massimizzare l'utilizzo di una barca, quindi in poco più di 12 metri otteniamo quello che normalmente si ottiene su imbarcazioni vicine ai 14 metri. Questa è una sorpresa, è probabilmente l'elemento più evidente della distribuzione degli spazi dell'imbarcazione. Altra caratteristica molto interessante la scopriamo in cabina, nel lower deck, dove abbiamo un ampio spazio living che si converte in un gesto molto semplice in un letto matrimoniale. Tuttavia possiamo anche apprezzare una cabina a poppa dove due comodi ampi letti trovano luogo con i rispettivi spazi per storage. Sorprende anche il bagno che ha una bellissima doccia separata e uno spazio importante toilette dove il WC viene nascosto sotto uno spazio dedicato. Quindi un'imbarcazione molto interessante nel suo impianto di cabina perché permette di essere utilizzata come day cruiser, per un'imbarcazione da usare in quella giornata dove si vuole apprezzare la dinette per un riposo piuttosto che per un aperitivo, ma in un attimo la si può trasformare in una barca per una crociera più lunga e quindi apprezzando comodamente di un vero e proprio letto a prua e due posti letto a poppa. Quindi un'imbarcazione che definirei intelligente per il tipo di uso, che è dotata di ampi spazi anche per il convivio, un'ampia cucina all'esterno con frigoriferi, possibilità di personalizzare anche le dotazioni, produttore del ghiaccio piuttosto che spazi per le zattere, insomma un'imbarcazione pensata in ogni suo angolo, ma soprattutto attenzione che una barca di poco più di 12 metri troviamo anche lo spazio per un tender. Un tender alabile a poppa grazie all'affondabilità della plancetta che diventa anche il luogo dove apprezzare un bagno. Come la sorella maggiore TT460, anche la TT420 è dotata di un ampio hardtop in carbonio che permette la massima copertura e ombreggiamento di tutta la zona living e cucina del pozzetto, fino alle sedute di poppa incluse. Quest'ombra può essere estesa anche verso poppa attraverso l'inserimento di una speciale tenda sostenuta e tensionata da dei pali in carbonio. Un ampio parabrezza in cristallo garantisce la massima protezione ai tre sedili in timoneria. Tuttavia è previsto un sistema per aprire il tettuccio favorendo l'inserimento dell'aria apprezzabile durante la navigazione ma anche quando la barca all'affonda. Questo permette il massimo refrigerio anche nelle giornate più calde nell'area living. Se dovessi descrivere la TT420 in poche parole direi che è sicuramente una barca equilibrata. Una barca equilibrata per il suo stile, per il suo rapporto di sportività ed eleganza, per le sue dotazioni. Sicuramente una barca destinata al successo e un successo duraturo.